intelligenze, dà agli spiriti una diversificazione. E cioè noi effettivamente avremmo serie di spiriti di uguali evoluzioni se l'intelligenza non contenesse quel margine di interiore libertà che appunto l'intelligenza in quanto tale deve contenere. Ed è una libertà la quale, a parte la sua applicazione nell'esterno, costituisce la novità all'interno dello spirito, novità nei confronti di tutte le altre cose create dell'universo. Io affermo infatti che se lo spirito non possedesse queste intelligenze, non sarebbe altro che un qualsiasi altro elemento dell'universo. Ed è spirito, ovvero sia è definibile spirito, perché è definibile contemporaneamente essere pensante, essere che ossia un'autonomia di pensiero nell'ambito della propria personalità ed una autonomia dell'intelligenza applicata al pensiero. E perché dico applicata al pensiero? Perché l'intelligenza in se stessa è uguale per tutti gli esseri spirituali, ma l'uso di questa intelligenza è coordinata al pensiero, e cioè a quelle idee che si costituiscono nello spirito e danno luogo alla sovrastruttura dell'intelligenza che è data dagli elementi propri dell'intelligenza. Cioè, per meglio chiarire, uno spirito che si trova all'inizio, cioè consideriamo il caso limite di uno spirito creato in questo momento. Bene, egli si trova ad essere anzitutto spirito perché autonomo, in quanto a energie di per sé sussistente, senza aver bisogno per la sua vita e la sua sopravvivenza di alcunché. Lo spirito non soggiace, ad esempio, alla normale legge universale dello scambio delle energie, non soggiace a un depauperamento della sua energia, non soggiace a una diminuzione o a un accrescimento della sua energia, e cioè dato così. E questo essere così dato può sopravvivere in siffatta condizione in eterno, perché la sostanza energetica di cui è costituito e costruito non possiede in sé alcuna traccia di esaurimento o di esauribilità nel tempo e nello spazio. E cioè una sostanza la quale è incorruttibile, diciamo con un brutto termine, ma che dà l'idea. Quindi una energia, la quale però è spirito perché possiede altre qualità, di cui spesso abbiamo parlato. Ed abbiamo detto che si tratta di una energia idee, potremmo dire di una energia trattino idee, per intendere che non si tratta di una energia diversa dall'universo, ma che ha una serie di aggregati a sé potenziali e che sono trasferiti evidentemente dalla divinità, e cioè Dio nel momento che crea e emane, non può fare a meno di trasferire in queste unità singole, chiamati spiriti, la sua stessa qualità. Una donna non può che partorire un essere di carne in terra e non può mai partorire un essere fatto di legno o di piombo.
Quindi Dio non può che partorire, ovvero sia creare, un essere che gli sia somigliante, e la somiglianza si intende per qualità e non, come dice la Bibbia, per forme. La somiglianza per qualità dunque produce un trasferimento di queste qualità in questo spirito. Ora, l'intelligenza, capacità di questa struttura complessa o elementare a seconda dei punti di vista, di questa struttura spirituale. L'intelligenza è dunque la capacità di questa struttura nel suo complesso di manifestare e produrre un'attività la quale è capace di vagliare, coordinare o ricoordinare la serie di principi, idee che sono in lui dal punto di vista potenziale, ma fuori di lui, in quanto che l'universo infinito in cui va a vivere è anch'esso a immagine e somiglianza di quel Dio che l'ha creato. Cioè, poiché tutto emana da Dio, tutto ciò che apparentemente è fuori di lui rispecchia ciò che Dio anche gli possiede. E allora, questa facoltà di interpretazione, di coordinazione, di illuminazione, captazione di queste idee, questa facoltà è propria ed esclusiva dello spirito, che possiede assieme a questa facoltà l'altra, che è una derivazione del coordinamento di queste idee, e cioè la capacità di rendere in sintesi quanto è stato assimilato per quantità e operare all'interno di questa struttura un trasferimento, e cioè dire dal quantitativo al qualitativo. Questa funzione propria e caratteristica dello spirito avviene in conseguenza di un principio, che è soprattutto questo: lo spirito è in grado di sfruttare questa capacità intelligente della struttura perché potenzialmente già esiste in lui la conoscenza totale. Ed esiste in lui questa conoscenza totale perché egli non è altro se non l'espressione della divinità, e cioè la struttura stessa dello spirito potenzialmente è infinita, ed essendo infinita possiede una conoscenza infinita. Questa capacità interiore dello spirito agisce per stimolazione. Lo spirito avverte la tensione verso la conoscenza, perché lo stimolo gli viene da quella struttura la quale la conoscenza potenzialmente già possiede. Ma perché si possieda una conoscenza potenziale non servirebbe a niente se questa conoscenza da potenziale non diventasse conoscenza in atto cosciente. E ciò avviene allora in quanto che lo spirito, impattandosi con la realtà esterna, stimola da una parte la potenzialità interna e dall'altra gli penetrano quantitativamente le informazioni, sicché da un'elaborazione del tutto nasce una conoscenza graduale. Ora, è chiaro che nell'impadronirsi quantitativamente delle informazioni, lo spirito agisce un po' come un bersaglio, egli le valuta e le valuterà in maniera sempre più diversa dagli altri spiriti via via che si stabiliranno variazioni intellettuali fra l'uno e l'altro spirito. E le variazioni sono date non soltanto dalla quantità delle informazioni, che potremmo anche considerare uguali per tutti, quanto
dall'uso di queste informazioni, dal loro coordinamento, dal loro sfruttamento, sicché delle micro variazioni possono diventare delle macro variazioni e quindi gli spiriti finiscono col diversificarsi fra di loro e abbiamo quindi le diverse evoluzioni. Da che cosa può dipendere che uno spirito possa scegliere meglio di un altro spirito o possa scegliere, possa passare, diciamo anzi, ad una fase qualitativa più ricca rispetto ad un altro che va ad una fase qualitativa meno ricca e quindi resta indietro? C'è un'altra molla che agisce nello spirito. La molla è quella che voi chiamereste volontà e che io chiamo invece sfruttamento della stimolazione, cioè di quello stimolo che appunto porta al divenire, che sospinge lo spirito, perché se non esistesse gli spiriti si accontenterebbero del loro stato e non andrebbero avanti. Ma la molla che nasce dall'essere la struttura infinita, anche qui viene diversamente sfruttata. Ciò risponde a un principio, ed è il principio della libertà generale dello spirito, la quale è un eco, sia pure un po' pallida eco, della libertà in quanto principio divino. È un principio che in Dio riconosciamo per eccellenza, il principio della libertà, e questo principio è trasferito nello spirito. Lo spirito però non ha la potenza di Dio, e non possedendo questa potenza, perché se la possiede, la possiede allo stato potenziale, ovviamente ha un uso anche più ridotto della libertà, come delle altre facoltà, sicché l'intelligenza dello spirito non è come l'intelligenza di Dio. Ma non tanto io farei un problema di quantità, quanto di possibilità di sfruttamento. Al limite l'intelligenza è un principio, e come principio non potrebbe essere dimensionato. Noi non possiamo dire un'intelligenza più grande e un'intelligenza più piccola. Noi dobbiamo dire intelligenza, è uguale per tutti. Nell'uomo non si verifica esattamente questo. Avete diverse intelligenze, poi avete delle intelligenze orientate. L'uno è più intelligente nel maneggiare motori, l'altro è più intelligente nel leggere di greco e l'altro di storia o l'altro di scienze. C'è una certa selezione, ma qui dobbiamo considerare uno spirito che in un certo senso è poliedrico, cioè che possiede ampio risvolto di intelligenza per un'ampissima se non infinita apertura. Lo spirito non si può selezionare, non si può specializzare, perché la conoscenza di tipo universale è unica nel suo genere. Non esiste una specializzazione per cui uno spirito è esperto nelle stelle, un altro è esperto, diciamo, nella conoscenza teorica, un altro sui soli e un altro sulle galassie. Non esiste questo. Esiste una conoscenza che è unica e via via abbraccia un orizzonte sempre più grande. E man mano che lo abbraccia si completa e si moltiplica. La possibilità, cioè si moltiplica, di questa stessa intelligenza di abbracciare un orizzonte conoscitivo più vasto. Dio, è chiaro, abbraccia l'orizzonte nella sua interezza infinita, lo spirito no, perché è potenzialmente infinito. Ed allora ecco che l'intelligenza dello spirito non può mai eguagliare quella di Dio. In quanto al fatto che uno spirito vada più avanti, per così dire, un altro resti più indietro, anche questo è un falso problema, o è una falsa constatazione, perché dobbiamo un'altra volta ricollegarci al principio del non tempo e del non spazio, come li identificate voi. In altri termini, non esiste uno spirito che si trova più dietro e un altro che si trova più avanti. Non essendo il cammino dello spirito una lotta o un'emulazione, soprattutto non essendo una gara di velocità, non esiste il problema di correre e quindi non esiste l'opposto di rallentare.
Esistono spiriti i quali si trovano a un diverso grado di informazioni, per cui il problema di tipo etico o addirittura gerarchico è un problema che esiste in pratica, ma esiste in pratica secondo un principio di rapporto solidale, ciascuno al suo posto e tutti, direi, nell'ambito della divinità, cosicché, venendo a mancare anche il presupposto del cosiddetto premio, perché alcuni possono pensare, ma lo spirito che sta più avanti riceve un premio e quello che sta più indietro perlomeno non lo riceve ancora. Bene, io dico subito che questo è un fatto sbagliato. In realtà, se si deve parlare di un fatto sentimentale, cioè dello spirito che è più felice o dello spirito che è meno felice, il premio potrebbe consistere in questo. O di uno spirito che è più felice perché è più illuminato, uno spirito che è meno felice perché è meno illuminato dalla conoscenza, dico anche che questa è una prospettiva sbagliata. Parlando in termini di felicità, e si tratta di un termine improprio, ciascuno è felice al massimo delle possibilità che offre la felicità nell'ambito e nel limite della sua struttura e della sua evoluzione. Perché la felicità nasce dalla conoscenza e ciascuno si crea la felicità in rapporto alla sua conoscenza e questa felicità in intensità è avvertibile e percepibile dallo spirito in eguale misura, quantità e qualità a qualunque livello evolutivo. Vedete, alcuni dicono, per esempio in terra, che la conoscenza possa portare felicità. Va bene. Io credo che una persona che non sappia leggere e scrivere, il giorno in cui riesce a leggere un libro, in quel momento prova un'intensa felicità. E questa felicità è pari a colui il quale, avendo studiato molto di più, una bella mattina si accorge di saper leggere un testo in lingua greca. E cioè si tratta di felicità eguali, che non si possono rapportare alle singole conoscenze, perché si tratta, questa felicità, di un'evocazione naturale interiore della personalità, che crea uno stato di benessere interiore, chiamato felicità, che si manifesta nella stessa maniera, a qualunque livello evolutivo, perché è uno stato d'animo. Ecco che quando si parla di chi sta più avanti o di chi sta più indietro, è un problema che si può anche porre così in termini più geometrici, ma non si centra bene il problema. Noi diciamo spiriti inevoluti e spiriti evoluti tanto per farci capire da voi, ma in realtà si tratta di spiriti che possiedono una maggiore conoscenza o una minore conoscenza, ma davanti a Dio questi spiriti sono perfettamente uguali. E se essi avvertono differenze, è una differenza in senso di quantità di conoscenze, o di uso della conoscenza, o di sfruttamento di esse, ma mai di sentimenti come li avete voi in terra, in senso decisamente gerarchico, di superiorità morale o di superiorità di tipo sociale o quindi universali per quanto riguarda lo spirito. Questa è una cosa che può anche verificarsi dal basso verso l'alto, e cioè uno spirito ancora strutturato in senso minore avverte la sua pochezza nei confronti di altri strutturati maggiormente, ma non avviene mai dall'alto verso il basso, perché proprio la conoscenza, generando maturità, provocando ciò che noi abbiamo sempre chiamato evoluzione, non porta al dominio, ma porta alla collaborazione, e la collaborazione per lo spirito è autentica.
non è la falsa collaborazione di colui che sa in terra e ammanna la conoscenza a colui che non sa e gliela commina da dietro al pulpito, da dietro una cattedra. No, da noi autenticamente viene considerato simile colui che sa di meno, né secondo un principio paternalistico, né secondo un principio, direi, regale di dominazione o di dominanza dell'altro. Ecco che dunque, cambiando la natura dell'essere, tutto diventa diverso nei confronti della terra, perché i sentimenti dello spirito, se si può parlare di sentimenti, nascono dall'autenticità dell'essenza spirituale e non nascono dalle sovrastrutture mentali, per cui voi credete di essere fratelli di quelli che stanno, come dire, in una posizione inferiore alla vostra, ma avvertite oscuramente dentro di voi questa vostra superiorità. Nello spirito, quando la conoscenza è abbastanza ampia, questo sentimento volgare non allinea più. E se è pur vero che può allineare ancora fra spiriti che non hanno ancora capito bene, questo non può essere assunto a regola generale e certamente riguarda ancora le zone più basse della conoscenza, e per basse io intendo più elementari. Io purtroppo sono costretto a usare termini bassi e alti per farmi capire, talvolta si possono generare equivoci. Volevo sapere questo, cioè, tu hai parlato prima di libertare lo spirito e della capacità di percepire, quindi, delle micro variazioni, cioè appunto di percepire, sì, queste micro variazioni nell'ambiente, nell'universo che circonda questo spirito, e quindi queste poi diventare le macro variazioni. Questo soprattutto in base a una caratteristica dello spirito che lo differenzia dalla materia, o meglio dal tutto circostante, che è l'intelligenza. Ma mi domando se l'intelligenza tutto sommato non sia un qualcosa in effetti di autonomo, cioè anch'essa è legata a delle leggi di Dio, e quindi questa vostra libertà legata all'intelligenza è una libertà in effetti quasi fittizia, perché questo vorrebbe significare che esiste in effetti qualcosa al di fuori della legge di Dio, e questo mi sembra impossibile. Sì, e questo è vero quello che tu dici. Infatti noi abbiamo spesso affrontato questo problema della libertà o della pseudo-libertà. Anche quello di Dio. E anche quella di Dio. Dunque sì, devo dire di sì. In altri termini, quando parliamo di libertà dello spirito, parliamo di una libertà nell'ambito delle leggi già precostituite e nell'ambito di una serie di informazioni le quali, per essere assunte correttamente, devono essere assunte secondo una regola, secondo un metodo, che è il metodo che poi usa l'intelligenza nell'inglobarsi l'informazione. Sicché, giustamente, osservate voi, la libertà è fino a un certo punto, cioè o io seguo questo metodo, oppure di queste idee non so che farmene e quindi non vado avanti. Quindi sono sempre costretto a servirmi di una metodologia per poter assumere certe informazioni, averne quindi la conoscenza e quindi andare avanti. E questo è vero. Però devo dire anche una cosa. La libertà dello spirito è certamente una libertà limitata. Come tutto l'universo ha una libertà limitata. Le leggi sono state già fatte, lo spirito, vuole o non vuole, deve seguire quelle leggi, però il numero delle leggi è infinito, e in questo sta la libertà. E per raggiungere un determinato obiettivo, le strade da usare sono infinite. Ed essendo infinite, io posso raggiungere quell'obiettivo attaccandolo da parti diverse. E posso arrivarci dunque prima o dopo, seguendo una strada oppure un'altra. E cioè, io posso impadronirmi delle idee, ma vedi, il principio di sviluppo delle idee è un principio che poi, per il quale si deve ricorrere quasi a una serie matematica. In altri termini, come avviene tutto questo? Una determinata verità o realtà dell'universo
è traducibile in simbolo. E cioè, lo spirito il quale si trova di fronte a una realtà di tipo universale. La realtà più semplice, che potrebbe essere, per esempio, il principio della trasformazione, chiamato da voi principio di evoluzione. Lo spirito deve capire che agendo in un certo modo, in lui si verifica un processo di trasformazione o evoluzione. Ma lo spirito, al momento, avverte soltanto che in lui può verificarsi una cosa del genere. E l'avverte per via di un istinto interiore, parliamo in termini di istinto per capirci. Ma questo non gli basta. Egli deve rendere intelligibile, chiara questa informazione. E cioè, egli avverte oscuramente, prima di tutto, che sta pensando. In secondo luogo, che non basta pensare, cioè si rende conto della sua realtà, intuisce di essere qualcosa, ma vuole chiarirlo, si accorgerà che chiarendolo in lui avviene come un rimescolio, qualcosa gli sopravvenza e si può accorgere che nel momento in cui ha assunto questa informazione egli è un po' diverso da quando l'informazione non possedeva ancora. Ed allora, nel fare questo lavoro, egli ha due strade. Un'informazione grossolana e globale. Per esempio, gli può venire dall'esterno. Qualcuno gli comunica, o egli avverte, che esiste questo procedimento chiamato di trasformazione qualitativa di se stesso. E allora questa informazione gli comincia al passarla al vaglio. Lo spirito ha una qualità e una possibilità che voi non possedete. E cioè di selezionare l'informazione, di analizzarla. L'analisi dell'informazione significa sviluppo della proposizione, della costruzione dell'informazione. E riduzione a una serie di idee semplici, che sono le idee chiare. Questa qualità che egli, di cui egli si impadronisce attraverso una tecnica quasi totalmente istintiva, lo porta a un lavoro, cioè egli lo porta a incontrarsi con queste serie di idee, che prima gli appaiono confuse nella loro globalità, poi suddivise addirittura in serie, proprio in batterie. Poi, attraverso una successiva elaborazione o analisi, le riduce a idee semplici. Riducendole a idee semplici, egli comincia a rivolgersi una serie di richieste, di domande, molte delle quali non avranno risposta subito. Per esempio, potrebbe chiedersi che cosa sia questa idea semplice, ma è una risposta che avrà dopo. Intanto egli si accorge che ciascuna idea semplice è come una stimolazione che raggiunge la sua struttura e diventa cosciente. Egli finisce col trovarsi di fronte a una minima risposta su alcuni problemi essenziali, assumendo l'informazione generale che esistono delle idee semplici, le chiamo idee, lo spirito le chiamerà in un'altra maniera, le definirà diversamente. Cioè l'universo gli offre certe stimolazioni, le quali hanno un significato, e nasce dunque l'interpretazione della conoscenza, o la conoscenza della conoscenza, per meglio dire. Da questa massa molto informe all'inizio della sua vita usciranno fuori alla fine alcune idee elementari, fra cui la necessità di arricchirsi di questo patrimonio e via di seguito. Ora, la libertà di questo spirito
è nella scelta e nella elaborazione di questi dati, perché le idee semplici possono essere costruite diversamente fra di loro per semplice sommatoria, poi per una serie di incardinazioni di queste idee, e queste elaborazioni possono dare alla fine dei risultati o delle proposizioni, alcune esatte e alcune sbagliate. Il controllo, la verifica sull'esattezza dell'informazione è una cosa che va fatta per gradi, lo spirito fa per gradi.